Ma una roba ancora più assurda, io ho trovato questo nuovo personaggio, si chiama Don Gabugi, non so se hai mai sentito Irene, Mai, io sto su quel cosa? sogno ultimamente l'hanno spulciato, diciamo. Ecco, io ho trovato questo personaggio, non so per quale motivo dobbiamo commentarlo, però è l'unico personaggio che sta uscendo in questo momento, si chiama Don Gabugi e ho trovato un video dove dice le sue perle di saggezza sull'Africa. Quindi Allora, io allora a questo punto lo commenterò tramite voce perché non lo posso vedere, però tu magari allora. Tu magari lo descrivi in base a com'è e io lo descrivo in base alla voce. va bene. Perfetto, dai. Cappuccino Luce. Ecco, iniziamo con Cappuccino Luce. Direttamente da me, sì, questo news è molto importante. Sì. Molto, molto importante. Devo Allora, io essere un pro. vi spiego una cosa, vi dico una cosa. No. Un compro banane? La vita in Dai, Africa Irene. e la vita in Europa, in America molto diversa. Io Ma va? vedo alcuni scrivendo commenti: africani di merda, venite qua a rubarci il lavoro. Ma che cazzo dici? Tu non sai le cose, non le hai mai sapute, mo ti spiego io. Mo ti Allora, spiego io, parla come ti ho vivere in parlato io. Africa Meia, meia. è diverso. Ti spiego. Ecco. Bambini in Africa Sono Diego, ti fino spiego. all'età di 25 anni to, non pensa a niente. Non pensa proprio a niente. C'è questo dono qua, se gli africani si ricordano, che ci sono periodi anno a anno che giochi sbucano da aria così. Tu quest'anno arriva un nuovo gioco e i bambini giocano così. E vedrai che tutti i bambini stanno a giocare. Capisci? Prossimo anno vedrà che per nulla un altro gioco sbuca, altre cose. Sai che Ci non ho sono capito il tantissimi tipi di senso, però giochi. boh. Quelli che giocano a Capito pallone, neanche. quelli che fanno le macchine, i piccoli coso di latte. Quelli lì, quelli africani si ricordano, insomma, ci sono Lattina di tantissimi. Se Laila. sei in Europa, sei un bambino, pensi come uno di 6 anni. Vita di stress. Tu hai 14 anni, ma già pensi come tua madre. Sai che dalla E in voce più c'è vieni a Dio qua, ma scrivere come africani di vedi? merda, negri che sono contenti, che schifo. No, non ho Tu capito. non sai Dalla le voce cose che stanno dietro assomiglia a le Matteo cose. Ora ti Montesi. spiego io, qual è il problema? Ecco perché esiste Cappuccino News. Sì, Cappuccino l'Africa News. è ricca di Cappuccino sua. Rosso. Gli africani non Poi sono. Terra di c'è Angola Matteo produce Montesi. diamanti qua. C'è diamanti e ci sarà di Africa che produce diamanti che non lo so. Nessuno dei bianchi produce diamanti. Chiedi a tuo padre non lo sa, sua nonna non lo sa, ecco perché siete finiti così. Allora, Ghana produce oro. Tutto oro che vedi qua nei negozi vostri, Ghana produce oro. Nessuna terra dei bianchi produce oro. Hai capito? Beh, non è vero, Africa l'Argentina ci è sono le ricca di sua. miniere in Argentina. C'è tantissime cose che adesso non lo so, non li so tanti. Ma informatevi. Non scrivete, venite qua a rubare le vostre robe. Che Cioè, in cazzo dici? Argentina, Quelli beh, ci africani che sono le stanno qua, fin miniere, che o Ghana non hanno fatto un sbaglio. bacino, vanno direttamente in Venite frigo, qua a rubare lavorano le 40 anni in banane. Ma no! Se ti Le portano là, banane. 2 o 3 giorni No, stai a casa a farti le seghe e dici Irene! non ci vado più. Allora Oh, lascia quel nero a io avevo due banane nel farsi mio il frigo, culo perché e non ne arriva. ho più? Invece di scrivere venite qua a rubare i nostri lavori. Perché anche il direttore di lavoro lo sa che questo tipo di lavoro tu non ti assumerà perché tu non la farai. Hai Ma chi? capito? Allora vi spiego. Questi bianchetti dentro giacca e cravatta stanno sotto il diavolo. Ma Quelli che non chi? capiscono religione, credi o no, esiste il diavolo, esiste Gesù Cristo e tornerà ancora. Stanno sotto il diavolo. E siccome non vogliono che Africa esce, perché quando esce Africa tutti voi bianchetti morirete di fame. Africa c'è una mentalità diversa perché chi è vissuto in Africa lo sa come trattano i bianchi quando vengono là. Quando vedi un bianco sei tutto felice perché hai visto un'altra cosa. Hai capito? Invece quando un bianco vede un nero tutto arrabbiato perché ha visto un'altra cosa. È diverso. Ecco perché Africa è rimasto sempre così. Africa non fa scelte, sono i bianchi dentro giacca e cravatta a fare scelte da Africa, ma le scelte
le ordini arrivano da un governo diavolo che governa tutti, se cosa vuoi o no. c'entra? Colpa Te lo di dico io la Satana, verità, Esciu. sempre. Tu la Bibbia non l'hai mai aperta perché da piccolo non sei mai andato in chiesa. I romani ti hanno convinto così, che si prega così. E A me i basta. romani mi hanno detto te, La Bibbia non non la andare apri, in chiesa perché non c'è non fai niente da niente. fare. Ma vedrai che alle fine chiesa romanistica, dove va a finire poi alle fine? Non dico Chiesa io, non l'ho detto romanistica. A mangiare Tu non credi in la porchetta! Gesù, sì, ma l'aria che respiri non la vedi. Quando un'aria passa sulla tua pelle, tu non vedi ma senti. Dici che Dio è dove? Non l'ho mai Ah visto, no, non pensavo che esiste, loro lo puliti. l'avevano inventato gli Se tu vuoi africani vedere Dio, adesso. devi essere pulito. Allora, quando sbucca il sole, tu provi a guardare il sole per mezz'ora, vediamo se ce la fai. Dio brilla più del sole. Sicuramente Come fai a rimani vedere Dio se cieco. vuoi vedere Dio? E poi lui No, ma fa gli quello che africani vuole, ce non la fa quello fanno a che ci guardare vuole. il Esu, quando sole. arriva di Gesù Cristo, arriva. Apri la Bibbia, vedrai che tutte le cose che lui ha detto che succederanno negli ultimi tempi stanno succedendo ancora. Quindi Africa è ricca di sua. Non voglio più vedervi, Africa, africani di merda, tornate nel vostro paese, perché è il secondo arrivo di Gesù che darà ordine e giustizia a tutti. E poi vediamo chi è quello povero, chi è quello ricco. Capito? Non scrivete cose così quando non sapete le cose, porco Giuda. E scrivi le cose. Tu devi stare zitto a ascoltare news. Qualsiasi informazione, ve lo do io. Le Lui è un cose prete? stanno dietro le cose Ma che non voi è non un potete prete, è capire. un Perché stupidi ragazzino e che non parla di credete. sé. E non ci arrivate. È normale, vostro padre non ha mai saputo, mamma non ha mai saputo, nonna non ha mai saputo e voi siete finiti così. Ma la vita è così, è normale. Coglioni, coglioni. Ma vedrai che un bambino di 15 anni in Italia pensa a scopare. È un bambino 15 anni in Africa non pensa a niente. Cioè lui non ha niente ma sorride. Perché? Perché? Voi che Allora, dite che il vostro paese è migliore? Quelli lì danno, cioè ringraziano al diavolo. Quelli dentro giacca e cravatta hanno venduto ma chi la sono? Ma chi... felicità dei giovani. Per ricchezza, più soffri, più ti annoi, più quelli dentro giacca e cravatta sono ricchi. Hai capito? È un mondo questo adesso. E c'è scritto anche dentro la Bibbia. Tu apri, io la Bibbia non l'ho mai aperta. Tu apri la Bibbia e fai Ecco, vedere. allora che cazzo parli a fare? Non scrivete le cose che non sapete e fammi incazzare. Zabbè. Altri news in arrivo. Ma che, scusatemi, cioè, questo qua ha parlato fino all'altro ieri, ha parlato della Bibbia e poi non ho mai letto la Bibbia. Allora che cazzo parli a fare? È come Cioè, voglio dire, dire. sì, mi sono fatto tre ragazze, però è come dire, sai, alla prima volta non so dove metterlo. Esatto, cioè la stessa identica cosa. Vabbè, comunque lasciamo perdere. Ringraziamo Don Gabucci.